Val Campobasso, il big match del girone F con il tecnico molisano Mirko Cudini, che riesce a togliersi la soddisfazione di battere la sua ex squadra e riaprire così i giochi in testa alla classifica. Al Savini finisce 3-1 per i molisani grazie ad una tripletta di Cogliati, padrone di casa in casacca bianca, in campo con il 4-3-1-2, ospiti che rispondono con il 4-3-3, spalti gremiti con oltre 200 tifosi giunti dal capoluogo molisano. Al secondo minuto subito Campobasso intraprendente con Zammarchi, che in area abruzzese calcia fra le braccia di Scotti, arrivato in settimana nella squadra del presidente Di Giovanni. La risposta locale al nono è clamorosa con Liguori che dalla sinistra crossa per Frulla, che dalla zona del dischetto mette incredibilmente sopra la traversa. Al dodicesimo ancora in avanti la squadra abruzzese con un tiro di Cancelli parato da Raccichini. Le due formazioni dimostrano sin dalle prime battute di volere portare a casa l'intera posta e attaccano con gli abruzzesi ancora pericolosi al quindicesimo con un colpo di testa di Romano parato ancora dall'estremo molisano. Sale di intensità con il trascorrere dei minuti però la pressione dei bianchi di casa, con Frulla ancora pericolosissimo al diciottesimo con una incornata che manda la sfera al lato di un nulla. Tiene la squadra di Cudini che al 33esimo si rende pericolosa con Cogliati che scalda le mani a Scotti che respinge non senza qualche difficoltà. Il punteggio resta così fermo sullo 0-0 con la capolista nella parte finale di primo tempo meno pericoloso quando Cancelli approfitta di un rinvio corto di Raccichini chiamando poi il portiere del Campobasso al salvataggio in calcio d'angolo. Sul capovolgimento di fronte gli ospiti trovano il vantaggio dopo un pallone perso da Morganti a centrocampo e con Cogliati che al termine di un'azione fulminea beffa Scotti regalando il vantaggio alla sua squadra. Il primo tempo si chiude così sullo 0-1 e la ripresa al terzo minuto vede subito alla prima occasione utile il raddoppio molisano ancora con Cogliati che supera per la seconda volta Scotti andando poi a festeggiare il raddoppio della sua squadra sotto il settore dei tifosi molisani. Per il giocatore della formazione rosso-blu ospite è la doppietta personale. Per il notaresco è una mazzata invece con la squadra di Vagnoni che però non demorde trovando una reazione efficace, il gol del 2-1 al dodicesimo con Romano che di testa riapre così i giochi. Si rianimano i tifosi di casa con i locali che cercano di spingere ancora alla ricerca del 2-2, mancando però in lucidità ed incisività con il nervosismo che fa il resto in un pomeriggio con tanti cartellini gialli sventolati dal direttore di gara. Il notaresco spinge ma non riesce mai veramente a rendersi pericoloso. Nel finale di gara poi accade di tutto. Al 39esimo Romano in area molisana all'occasione propizia ma non riesce a concludere. Prima del rosso a Sansovini al 44esimo per proteste che erano probabilmente dirette non all'assistente ma ad un giocatore del Campobasso. Poi al 52esimo arriva anche l'errore di Scotti che regala a Cogliati il terzo gol e la tripletta personale. Il Campobasso vince per 3-1 e il notaresco vede ora avvicinarsi il Matelica arrivato a meno 6. Vagnoni, una sconfitta che riapre un po' la corsa per quanto riguarda il primo posto, ora il Matelica a 6 punti. No, noi non ci interessa che abbiamo perso questa partita, una delle migliori partite che abbiamo giocato, che per il primo tempo abbiamo fatto un primo tempo straordinario. Loro hanno un giocatore che in questa categoria fa la differenza, che si chiama Cogliati, però al di là di questo la squadra mi è piaciuta, soprattutto il primo tempo. Un paio di ripartenze abbiamo concesso dove loro ci hanno fatto male su qualche errore nostro in disimpegno e quindi solo il secondo tempo l'unica cosa è quando abbiamo pareggiato, visto che avevamo messo quasi tutti attaccanti, loro si sono chiusi quasi tutti sotto la linea di palla e ci ripartivano, dovevano essere un po' più bravi Nel giocare palla a terra e andare sugli esterni a fare la supernumerica, visto che loro erano tutti sotto la linea da palla, però la voglia di recuperare dopo il nostro 2-1 ci ha portato a buttare troppi palloni in mezzo, dove loro sono anche strutturati e forse dovevamo scegliere di giocare, come ho detto, di più palla a terra e sugli esterni, ma la squadra per me ha fatto una grande partita. Lasciamo stare il 3-1, il terzo gol è Non lo considero, però va bene. Come dici tu, abbiamo riaperto, ma noi sappiamo che il campionato non l'abbiamo mai chiuso perché siamo qui, ci troviamo in questa classifica così straordinaria ancora e cercheremo di
di dare ogni partita il massimo, sapevamo che incontravamo una squadra costruita per vincere. Cudini, non ci venga a dire che questa è una vittoria come tutte le altre, vincere contro il suo ex notaresco ha avuto un sapore particolare. Ma per quanto mi riguarda, sono sincero, per me al di là del notaresco è una partita importante per noi che abbiamo portato a casa. Dopo i due punti persi domenica scorsa, oggi era fondamentale, soprattutto in casa della prima in classifica, quindi non ho rivalse nei confronti di nessuno, quindi per me è una vittoria come tante altre. Purtroppo noi siamo condannati a dover vincere quasi tutte le domeniche, quindi questo ci dà una grossa spinta, soprattutto sotto l'aspetto del morale. Avete riaperto però la corsa al primo posto, ora il Matelica è a 6 punti dalla capolista. Ma sì, sicuramente, non so se ha vinto il Matelica oggi, sicuramente ha accorciato le distanze, quindi renderà forse più vivo il campionato, questo sì, però noi dobbiamo fare il nostro percorso, quindi più punti faremo e qualcosa riusciremo a guadagnare, quindi l'ho detto ai ragazzi e continuo a dirlo, noi non dobbiamo fare la corsa sul notaresco, perché altrimenti diventa uno stilicidio ogni domenica. Dobbiamo fare la corsa noi stessi e partita per partita. Oggi siamo stati bravi a portare a casa questa vittoria difficile su un campo difficile con delle qualità individuali molto importanti dell'altra squadra, quindi faccio un grosso complimenti ai miei ragazzi. Non so per quale motivo possono avere nei miei confronti un atteggiamento simile, ma fa parte del gioco, sono 30 anni che sto in mezzo al calcio, quindi so come funziona. Mi dispiace perché uno da tutto, abbiamo fatto ottimi risultati l'anno scorso. Non abbiamo raggiunto risultati non per demerito della squadra, ma sicuramente per demerito di qualcuno e che si deve assumere le responsabilità. Non faccio nomi, ma qualcuno lo sa perfettamente, quindi dare colpe agli altri sicuramente non è bello. Assumersi le proprie responsabilità, questo sì, e farlo tramite giornali e non personalmente, questo mi dispiace. Quindi sa perfettamente a chi mi riferisco. Si riferisce al presidente Di Giovanni? Non voglio fare nomi, non voglio fare cognomi. Sa perfettamente chi ha gestito certe cose, come sono andate, e è giusto che si assuma responsabilità nei confronti di tutta la piazza. Mi dispiace per la città di Notaresco, per il pubblico di Notaresco, ma noi l'anno scorso abbiamo fatto cose straordinarie che forse neanche noi pensavamo di fare. Si poteva fare meglio, questo sì, ma credo che ai ragazzi più di quello non potevamo chiedere, nonostante avendo avuto i bastoni fra le ruote, questo sì.